Cugina Pim, ci siamo. È giunto il momento di lasciare la montagna del grande eco. Eh sì, ormai la stagione è inoltrata e se non ci sbrighiamo a tornare a casa prima che i fiumi si ingrossino, dovremo aspettare la prossima primavera. Hai ragione, però peccato, qui si stava proprio bene. Sì, infatti, poi ci stavamo abituando anche a questi strani modi che ha il maestro. A proposito, e col tubolario come la mettiamo? Da questo punto di vista la mettiamo davvero male. Infatti abbiamo imparato un sacco di parole, ma proprio quella per aprire lo scrigno ancora no. Nella vita le cose che dobbiamo imparare saranno sempre di più di quelle che già sappiamo. Maestro, eccoci. Siamo venuti qui per salutarlo. Sì, dobbiamo tornare a casa. La tristezza della nostra separazione sarà comunque sempre minore rispetto alla gioia di questi giorni trascorsi insieme e del ricordo che io conserverò. Oh, grazie maestro. Però volevamo ringraziarlo soprattutto per le cose, per gli incontri e le esperienze che avevo condiviso qui, sulla sua montagna. Sì, abbiamo imparato tante cose, ma non siamo ancora riusciti a trovare la parola che apre il tubolario. Da questo punto di vista torniamo a casa a mani vuote. Le mani che hanno stretto altre mani non sono mai vuote. Su, andate e ricordatevi di tutti gli incontri che avete fatto in questi giorni. Sì, in effetti, qui abbiamo incontrato veramente tanta gente e imparato un sacco di parole. Però gli abitanti del nostro villaggio si aspettano qualcosa da noi. E noi forse torneremo a mani vuote. E dici bene, mio amico Pim, forse. Il vostro viaggio è ancora molto lungo. E sapete, le sorprese possono essere ancora tante. E poi vedete, le soluzioni ai nostri enigmi delle volte possono essere le più stravaganti, altre volte le più semplici. E altre volte arrivano proprio in fondo, magari all'ultimo. Bene, allora cari ragazzi, buon viaggio e vogliate accettare questo mio piccolo cesso di fragole come sostegno per il vostro viaggio. Grazie davvero maestro Tobro, non sapevo come ringraziarlo. Grazie, e se per caso un giorno decidesse di scendere giù in pianura, venga a trovarci nel nostro villaggio. Dai, ci penserò, adesso però devo lasciarvi perché devo continuare di mescolare la mia bellissima marmellata di fragole. E ancora... grazie. Allora cugina, che si fa? Andiamo? Aspetta un attimo, voglio fare un ultimo tentativo per aprire il tubolario, perché le ultime parole del maestro mi hanno davvero ispirato. In che senso? Nel senso che lui ha detto che a volte le soluzioni possono essere anche stravaganti. E dunque? E dunque non è sentito, dobbiamo provare con una parola originale e quindi anche stravagante. Quindi? Tipo... Olowak. Eh? Olowak. Che vorrebbe dire? No, lascia stare, la storia è troppo lunga. Va bene, come vuoi tu, provaci. Vedi? Non ha funzionato. Possiamo partire adesso? No, aspetta, il maestro ha detto che ci vuole tempo per certe cose e forse possono arrivare anche per ultime. E allora? Forse il maestro voleva darci un suggerimento velato. Qual è l'ultima parola che ha detto? Non ricordo. No, aspetta. Dai, fai uno sforzo. Allora, credo che abbia detto... ancora un saluto, poi sì, appunto, ancora... E dopo? Giusto, grazie! Grazie, ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? Dai, prova subito! Sì, sì, provo. Ehi, ha fatto click! Oh! Dai, aprila! Una pergamena! No, non posso. Qui c'è scritto che dobbiamo aprirla davanti alla piazza del nostro villaggio, insieme a tutta la nostra comunità. E io devo aspettare tutto questo tempo prima di aprirla, dobbiamo arrivare a casa. Sì, a meno che tu non voglia rovinare la fatica di tutti questi giorni di viaggio e di fatica. Dobbiamo tornare a casa. No, davvero, ok, hai ragione, rimetti la pergamena dentro lo scrigno, tanto adesso sappiamo qual è la parola chiave. Grazie. Sì. Ora non resta che rimetterci in cammino.
Su, dai in spalla. Ok, però io sono talmente felice che vorrei ringraziare tutto. I prati, le montagne, i fiori, insomma tutto. E che dire delle persone che abbiamo incontrato tutti noi. Grazie. E che dire anche di questo gentile pubblico che ci ha seguiti fino a qui. Grazie. Grazie.